Buongiorno benvenuti al quarto incontro di questa seconda giornata di Incroci di Civiltà, eh, incontro con eh, due autori provenienti da due paesi diversi, uno italiano, Antonio Pascale, l'altro dal Canada, Michael Christie, che saranno intervistati congiuntamente dal mio collega amico Alessandro Cinquegrani, tra un po' li chiamerò. Allora per questo incontro, questo incontro è... Diciamo, esiste grazie al sostegno e al supporto di diversi eh, partner e collaboratori che voglio citare, intanto il Canada Council for the Arts, l'editore Giulio Inaudi e Marsilio Editori che voglio ringraziare ancora una volta, eh, voglio ringraziare eh, Luca De Michelis che è qui presente, CEO di Marsilio per tutto il supporto che dà a Incroci di Civiltà, non solo a questo incontro ma a tutta Incroci di Civiltà. Questo incontro è un incontro che si inserisce all'interno di uno dei filoni che abbiamo iniziato a, ad approfondire nel corso di questi ultimi due anni, che è quello della sostenibilità. Naturalmente, non vogliamo fare degli incontri sulla sostenibilità in senso stretto o dal punto di vista scientifico della questione, perché ci sono altri eventi per fare questo, ci sono altre. Eh, ci sono altre discipline, ci sono altre circostanze, ma per poter parlare in generale della sostenibilità, del cambiamento climatico, eh, del mondo, della natura, eccetera, eccetera, attraverso la letteratura, anche a grandi linee, anche attraverso le metafore. Eh, e l'incontro di oggi è uno dei due incontri dedicati a queste tematiche, da parte di Incroci di Civiltà. Il prossimo sarà domani mattina. Eh, questo incontro è. Eh, esiste anche grazie all'impegno eh, eh, che uno dei nostri collaboratori e eh, chiamiamo così partner anche se o sponsor, anche se ufficialmente non risulta come tale ma di fatto lo è, Eni eh, Green, eh, la sezione di Eni dedicata appunto al, al tema ambientale. Mi eh, eh, Naturalmente eh, ringraziando eh, tutti coloro che in Enigreen hanno dato un aiuto e, e ci sostengono in questa nostra iniziativa, nella collaborazione con loro, ehm, e, e salutandovi da parte, da parte loro, eh, mi hanno chiesto di, e, e lo faccio volentieri, di mandare un breve video, veramente un breve video, eh, appunto relativo a una delle loro attività eh, per, per l'ambiente e per la sostenibilità ambientale. Quindi vi prego di lanciare il video. Grazie e senza perdere ulteriore tempo. Without ado, prego Michael Christie, Antonio Pascale, Alessandro Cinquegrani Allora, buonasera a tutti, eh, grazie. Di essere qui, grazie soprattutto agli autori Michael Cristi e Antonio Pasquale per aver accettato il, il nostro invito. E io direi come consuetudine per incroci di partire con un assaggio dei testi, in modo dopo da conversare, dandovi un'idea comunque di, 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 de, della scrittura di, di, di questi testi. Quindi, inviterei Michael a leggere un brano del suo, del suo libro. I'm going to be reading from my novel Greenwood, uh, which is a five generation family story about the Greenwoods. And this passage will be uh, from the very beginning of the Greenwood family line, which takes place in 1908. Very important. And this chapter is called Heartwood. One is subject to much talk nowadays concerning family trees and roots and bloodlines and such, as if a family were an eternal fact, a continuous branching upwards through time immemorial. But the truth is that all family lines, from the highest to the lowest, originate somewhere, on some particular day. Even the grandest trees must have once been seeds spun helpless on the wind, and then just meek saplings nosing up from the soil. We know this for certain because on the night of April 29th, 1908, a family took root before our eyes. We awoke to the apocalypse itself. The tremor flung the dishes from our cupboards and unhitched the frames from our walls two twenty car passenger trains had collided head on a mile east of our township the westbound locomotive's tender caught fire and the flames passed from one train to the other and hours went by before we could push our water wagons deep enough into the oily smoke to douse the blaze. the fire left a gruesome scene skulls studded with black teeth. Indistinguishably charred appendages intermixed with twists of contorted iron and torched garments. A proper accounting of the dead was impossible, but of the 16 passengers thrown from the train's windows on impact, the sole survivors were two young boys, both left barefoot by the tremendous force of the crash, one discovered tangled deep in the brush, the other floundering in a nearby brook. Both were near nine years of age, by our reckoning, and even after hours of hunting, we never found a single shoot. Our town physician determined that it was their small statures that saved them, the way a squirrel can plunge from a tree and skitter off unharmed. Either that, or, as was claimed by the more speculative among us, something evil and unkillable resided in them both. Still, that the boys escaped such a cataclysm seemed as much a miracle then as it does now. We sent word of the two survivors to the CN Railway Company, who maintained they had no record of any children riding either train, so they bore no responsibility for any that happened to be found in the vicinity of the accident. While it was upsetting business to face the young victims of such a tragedy, it was our rail junction and our octogenarian switchmen effectively orphaned them. So, after our failed efforts to locate any surviving family, we appraised the boys as our responsibility and assumed their charge. Matters were handled different in those days, and lost people circulated as unnoticed as slight gusts of wind. Though the ordeal had rendered both boys mute, it was immediately clear that the mysterious pair shared no blood. One was slightly shorter, with dark, wavy hair and almond eyes that always avoided your own. And yet he had an easy, almost carefree way of moving about the world, despite what he'd suffered. The taller one had long fingers and thick, honey colored hair. That one would meet anyone's gaze with a shrewdly appraising glare, as though even our rescue had been some kind of trick, a further continuation of the disaster that had befallen them. Yet, despite their outward differences, we figured those two boys were better kept together and billeted them with several charitable homesteads in the area while we waited futilely for someone to claim them. It's well established that the recollections of youngsters are about as reliable as rainbows. This is especially true, we learned, of the recently orphaned. When, after a week, the boys finally spoke, the, difference, the difficulty wasn't that they'd forgotten their names, it was that they drummed up too many, a junk shop of surnames and given names, all mumbled and jumbled together Tommy, Mackenzie, Buck, Smith, Jacob, Finnegan, Seymour, Gordon, Aaron. Perhaps the impact had scrambled their heads, or perhaps their true names had become too painful to utter now that their families were dead. But our only remedy was to jot them all down on scraps of paper and pull two from a coffee can and get on with it. Concerning their pasts, the blonde one for whom we pulled Harris could recall only fragments sheep, five or six sisters, an uncle, rain pattering a metal shed roof, a smoky hearth. The darker boy for whom we pulled Everett. Recalled slimy fish knives, a barking man with no hair at all, a sickly mother, a wireless that never worked. Beneath the overpowering stink of burnt horsehair cushions and immolated flesh must have lingered the traces of their lost homes and families, still caught in the fibers of their sweaters and the linings of their nostrils. Yet each passing day must have left those traces a little weaker. Further confused, less distinct, and soon their paths withered away completely, and all that remained was haze and hearsay. It was shortly after we named them that we began discovering their beds empty in the night. Our townspeople took up naphtha lanterns and tracked them into the woods. We found the boys cowering and clutching each other in the bedclothes we had given them beneath the wide spreading tree, muttering in an unsettling shared tongue. When this was repeated over several nights, we were near ready to shove those boys back on an outbound train and be done with it. And given how things turned out lately, we can't help but wonder if it wasn't a mistake we didn't. But it was Parson Brennan who took note that whenever the boys absconded, it was often to one particular woodlot, an otherwise vacant plot officially owned by Mrs. Fiona Craig. We still can't say why this was. Perhaps they were drawn to the old trapper's hut they discovered there, a rotted windowless shack once used, it was rumored, to harbor runaway slaves from the United States. Perhaps it was some comforting aspect of the woods themselves, which were thick with oak and maple, foxglove and trillium, elderberry and chokecherry. Especially after they started taking to the woods, there was something otherworldly and haunted about the pair. So, while many of us could have used some extra hands around our properties, none volunteered to take the boys on a permanent basis. As a last resort, we proposed to Mrs. Craig that she allow their habitation in that hut on her woodlot. The township would provide her with a yearly sum to house and feed them until they came of age. And though the old widow had no offspring of her own, and wasn't what you'd call the caretaking type we were pleasantly surprised when she agreed do, do subito la parola ad Antonio per sì scusate io mi alzo e leggo un pezzo brevissimo 10 righe anche perché mi sono dimenticato gli occhiali e quindi Lo faccio pure d'inverno, eh. sono convinto che il gesto mi donerà l'immortalità o qualcosa di simile. Mi tolgo le scarpe e i calzini per camminare su un tappeto di aghi di pino. Lo facevo da bambino, eh, quando mi spostavo da caserta con tutta la famiglia per passare una giornata piena da mare, una frazione di Castelvolturno. Prima di arrivare alla spiaggia, dopo che ci eravamo fermati per guardare un campo di grano, attraversavamo la pineta e allora mio padre, con un tavolino da picnic, ripiegabile, bossa termica e un dellone sotto braccio, gridava: Togliti le scarpe! In genere si un battibecco tra lui e mia madre: Attenti ai vetri, diceva lei. Ma mio padre, carico com'è, rispondeva con voce da baritono: Ma che vetri, ci sono soltanto aghi di pino! Gli aghi si infilavano tra le dita dei piedi, un solletico, io sorridevo e spesso alzavo gli occhi al cielo, e il cielo azzurro appariva sì ma a sprazzi tra le chiome dei pini marittimi. Mio padre diceva respira, In verità già respiravo, ma lui insisteva respira, senti la resina. E allora metti gli aghi di pino tra i piedi, metti la resina che mi apriva le radici. Le narici. Quando arrivavo sulla spiaggia i miei sensi erano allerta, coglievo la vegetazione tra la sabbia, c'erano ranuncoli, primule, anemoni, viole e soprattutto le orchidee, poi in lontananza le onde. In certe giornate di vento, le onde erano spumezzanti. Se ero triste, diventavo allegro. Se ero già allegro, diventavo attento. Negli anni a venire, ho cominciato a pensare che qualunque strada si possa intraprendere per la felicità, questa debba necessariamente passare per una pineta. M Ero così convinto, no, non lo sono ancora, eh, che a parte gli obbligatori piedi nudi per sentire gli aghi di pino, sono arrivato a teorizzare che un'opera urbanistica, architettonica, artistica, poetica, narrativa, scientifica, eccetera, eccetera deve per forza contenere, spesso metaforicamente, a volte concretamente, una pineta da attraversare e un mare da raggiungere. Bene, grazie. Eh, grazie a Michael, grazie ad Antonio. Io vorrei eh, aggiungere due righe in più da leggere, che prendo dai da Greenwood di... Di Michael Christie, perché Antonio ha parlato in questo passaggio di camminare a piedi scalzi sui laghi di Pino e provare allegria, e c'è un passo del, dei Greenwood di, di Michael in cui una donna che ha partorito da poco, a un certo punto si alza dal letto ed esce. Esce e, e, e dice: È stata la mia prima uscita da quando sono diventata madre. Perfino il terreno mi è parso alterato sotto i piedi, aveva qualcosa di prodigioso ma anche di inclemente. È stato come se la foresta mi avesse accolta. Mi sono sentita piena di allegria. Ecco, questo è uno diciamo, dei, dei, dei punti di contatto: no? cioè, l'allegria di camminare sul, sul, sull'erba, in questo caso, sugli aghi di pino, nel, in mezzo alla natura. Ecco, ho voluto partire da qui, cioè da questa analogia, per, per, perché il punto eh, più importante forse della, di, dei due libri che parliamo, di cui parliamo oggi è che sono diversissimi in realtà, sono due libri quasi opposti formalmente. Sono un, il libro di, di, di Antonio è un libro, eh, diciamo, intimo concentrato, lui parla di, di autofiction o di autofichon come dici tu nel, in un altro libro, no? ironizzi su questo termine, ehm, ecco quindi è un, un libro che riguarda molto il, il sé, è attento ai piccoli dettagli del, della vita, sono dei, dei, dei racconti che si legano tra di loro, dei piccoli episodi di vita molto significativi dove convergono grandi temi come vedremo. Mentre il libro, il libro di, di, di Michael è un, è un grande libro, è una, una saga familiare che dura molto tempo, dura 130 anni la, la, la storia, una storia che inizia col brano che lui ha letto, diciamo la storia inizia dal brano che ha letto, ma la struttura non è cronologica, quindi quel brano è al centro diciamo, del, del libro. Come, come, come diremo, quindi sono due libri formalmente opposti, ma sono anche due libri che temi, tematicamente in realtà eh, si, eh, hanno, hanno dei temi in comune. No? E il, il, il tema, adesso ne affronteremo diversi, ma il grande tema sono gli alberi, gli alberi che sono centrali per, per tutti e due i libri, tutti e due i libri parlano del, degli alberi. E soprattutto tutti i due libri parlano degli alberi, che sapete, insomma, l'ambiente è un tema che sembrerebbe anche di moda, no? di cui molto si parla, ma entrambi i libri, diciamo, trasudano un'autenticità, come se appunto non è, non è una moda che li fa parlare di questo, ma è una, una grande frequentazione pluriennale della loro vita, diciamo, con gli alberi. E allora prima di entrare diciamo, all'interno dei, dei, dei testi, vi chiederei proprio qual è il vostro rapporto di, di uomini, prima ancora che scrittori, con, con gli alberi come, come, e quindi come si arriva diciamo, a, a scrivere un libro così sentito su, su, su questo tema. Eh, inizierei da Michael, se è d'accordo. Sure, it is a sh pretty shocking uh, similarity that there's a passage of someone walking barefoot through, through the woods in both of our books and I, that's very encouraging to the organizers of this uh, talk i think so um, but my relationship with trees and forests goes very deep i uh, live on a small forested island off the coast of vancouver there are 800 people who live there year-round in the middle of uh, towering Douglas firs and cedars, um, I also live in a house that I built myself uh, using the wood from the land where the house is, um, uh, and I also come from a family of carpenters and 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 people who work in the woods uh, of Ontario uh, as well. so I mean many of the uh, insights or or sort of ideas around Um, uh, uh, trees e forest in this book came from my own sort of physical tactile experience mentre per quanto riguarda antonio come c'è è sviluppato anche nel tempo questo forse il brano che hai letto parla insomma di come il padre racconti a questo a questo ragazzo non so se io posso parlare del personaggio protagonista dicendo tu in teoria io dovrei insegnare ai miei ragazzi che non si, non si, non si fa mai, quindi, però non, non lo so. Quindi. Però ecco, per te invece, come com è, è nato e si è, si è anche forse è trasformato nel tempo il tuo rapporto con, con la natura, con gli alberi? Dunque, prima di tutto la creanza, grazie per essere qui, buonasera, e, e grazie a tutti, e anche agli organizzatori, naturalmente, grazie a Michael. Michael viene dal Canada, il Canada è pieno di artisti e di scrittori che io amo, come Latwood, Alice Muro. Per esempio, c'era Glenn Gould, una volta. Non hanno giocatori di calcio, questo è il loro deficit, però va bene, insomma. Va bene, ci sono due motivi: uno più teorico e l'altro più pratico. Il teorico è che gli alberi sono gli unici organismi viventi che mettono in comunicazione terra e cielo, ma non simbolicamente, proprio concretamente, assorbono acque e sostanze nutritive dalla terra con le radici. Pensate che una quercia adulta in alcune fasi fenologiche può riuscire ad assorbire 150 litri d'acqua al giorno. Assorbe, porta alla chioma, appena arrivano sulle foglie, le apre e le foglie aprono gli stomi. I stomi sono delle finestre e fanno entrare un gas, che è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica, insieme all'acqua, e grazie alla luce, questa luce qui che ci colpisce in viso, trasforma questa sostanza in due, grazie a una reazione chimica e azione cioè fotosintetica, in due. In amido che serve alla pianta, e in acqua e ossigeno che serve a noi. Quindi, proprio è un arco che mette in comunicazione la terra e il cielo e ci lega a quest'arco. Anche la nostra specie, al suo meglio, al suo meglio assomiglia a quest'arco. Anche noi, siamo persone che cerchiamo di mettere i piedi a terra e guardare il cielo. Infatti, spesso abbiamo prodotto delle cose buone, ma al nostro meglio perché, per il resto della giornata, è un arco abbastanza fragile: si spezza, non è efficace. Quindi, la relazione è un po' questa: un modello di arco e noi che vorremmo assomigliare a quest'arco, ma in realtà poi abbiamo delle divergenze. Affinità e divergenze, come dicevano i CCP una volta, nel va bene, l'altro motivo pratico invece è che sono stato balbuziente fino boh, a 15-16 anni, anzi fino a 4 anni neanche parlavo, però in compenso io stravedevo, cioè vedevo una casa e quella casa non era una casa, era un volto di una persona. La stessa cosa mi accadeva con gli alberi, cioè io guardavo un albero e ero convinto che l'albero mi parlasse in qualche modo. Quindi ho sviluppato una forma di comunicazione personale, intima con gli alberi. Motivo teorico unito al motivo pratico hanno fatto sì che scrivessi questo libro. Grazie, allora. Uh, Michael, il, il, il tuo libro inizia, uh, abbiamo detto che la, la storia inizia da, dal brano che hai letto, però in realtà l'intreccio, cioè la, la, la costruzione narrativa inizia molto dopo, cioè inizia da, dalla fine quasi della, della storia e, e, e inizia in un tempo futuro, un futuro però abbastanza prossimo a noi, abbastanza vicino a noi in cui eh, c'è stato una, quello che chiami il, il grande avvizzamento, cioè una grande moria di, di alberi eh, in, in tutto il mondo e, e resta diciamo soltanto in, in un'isola. E quindi è uno scenario davvero apocalittico, ehm, una, una distopia rivolta al futuro. Allora la mia domanda è secondo te quanto è... Eh, lontano, quanto è frutto proprio di fantasia tutto questo e quanto è invece frutto di una uh, diagnosi, di una lettura che tu dai del mondo del, delle piante um, I, I chose this future section very carefully in, in, in the timing of it because it's 16 years away uh, which is not that far and I am very sort of resistant to the idea that this book is uh, dystopian or science fiction. I was recently invited to a big science fiction convention in the, the US and I turned it down because I don't want this book to be categorized as such. Not that I don't like science fiction, I love it. But the great withering that I've imagined, I think is happening now, immediately now. Uh, and the many of the trees on the island where I live, giant uh, western red cedars, are browning and dying now because of repeated drought stress. Um, so, this is the beginning of this process of our climate changing to the point that trees can no longer survive within it, um, which is something we need to be acutely uh, aware of and afraid of. And so, in writing that particular section, I was hoping to. Emotionalize that possibility for the reader and to get close to that and to um, serve as a little bit of a warning or hopefully a wake up call to folks who are uh, uh, not concerned about the environmental degradation. Um, one more point. I think that the greatest and the most tragic trick that nature ever played on us was appearing immortal and appearing unlimited. Um, when people first, europeans first came to canada, it looked like a, the trees went on forever and the fish were boiling in the ocean. there were reports of people saying they thought they could walk to the shore on the backs of fish. and that is no longer the case. Um, and so i think we are all waking up. certainly canadians are. and i think everyone is waking up to this idea that nature is not unlimited and it is not unmortal and it can be harmed. Um, e' um, Antonio, tu diciamo, sei, sei d'accordo con questa visione così pessimista? Il tuo personaggio si confronta anche con, uh, con grandi problemi come la xylella, per esempio, la, nel, eh, gli, gli olivi, insomma, eh, si, si confronta con tutto questo. Però c'è un, un certo punto nel, nel tuo libro in cui citi Greta Thunberg e anche diciamo, il, suo, il suo pessimismo, la sua, la sua visione eh, pessimista, e tu cerchi di, non dico di, 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 di negare questo perché non sarebbe giusto, ma di, di aggiungere complessità a, a, a tutto questo, no? e ragionare in, in maniera eh, problematica su, su tutto questo, e sul suo progresso e sul rapporto con la natura. Sì, io non, non sono pessimista sono pessimista radicale che è proprio diverso <ride> e in nome di questo pessimismo radicale cerco una via d'uscita credo che dobbiamo essere eh, eh, tutti quanti al corrente del problema perché il riscaldamento globale esiste cioè non c'è nessun dubbio e non c'è nessun dubbio che sia di origine antropica quindi insomma meglio dircelo subito con chiarezza dunque eh, tuttavia, la cosa che mi fa pensare è questa: la storia del mondo è molto facile da raccontare, non è complicata. La storia del mondo è il passaggio da Pinocchio a Masterchef. Pinocchio, grande racconto di Collodi. Racconti di un burattino che non vuole lasciare l'infanzia, perché con l'infanzia c'è l'avventura, la curiosità, l'inquietudine, ma è anche un grande affresco sulla fame fame, malattia, e morte e miseria. Questo è l'orizzonte di Pinocchio. Tutti i personaggi di Pinocchio hanno fame. Il sogno è quello di andare in un paese, il paese dei Balocchi, dove tutto è a disposizione di tutti. Adesso siamo passati al mondo di Masterchef, che è il mondo dell'abbondanza. Pensateci, il mondo sognato da Pinocchio ce l'abbiamo sotto caso, un supermercato, quello è il paese dei Balocchi. Il mondo di Pinocchio è durato 10.000 anni e abbiamo due parametri per misurarlo, la mortalità infantile e aspettativa di vita. La mortalità infantile, ai tempi dei nostri antenati cacciatori e dei nostri antenati agricoltori, cioè 10.000 anni fa, era di 60%, cioè 6 bambini su 10 morivano, e l'aspettativa di vita era di 35 anni. Questo è. Nel 900, 1900, 1940, anni dopo l'unità d'Italia l'aspettativa di vita è di 35 anni e la mortalità infantile è del 60%. Adesso, nel peso di MasterChef, abbiamo una mortalità infantile zero, in tutto il mondo eh, è alta soltanto in 12 paesi africani, ma se no è zero. Oggi quando muore un bambino ce ne accorgiamo, ne parliamo, eh? giustamente. E l'aspettativa di vita è 83 anni, poi bisogna capire se stiamo aggiungendo vita agli anni o anni alla vita, vabbè. Però insomma è di 83 anni. Come è mai accaduto questo? Perché mangiamo meglio, mangiamo di più, sono stati i vaccini, gli antibiotici e qualche pratica igienica, lavarci le mani, i bagni perastellati, le fognature. Quindi è stato fatto un grande salto. La storia del Novecento è una storia di successo. I bambini morivano, non muoiono più. Però questa storia di successo ci ha portato in un incubo, perché siamo 8 miliardi di persone, quasi 10. Nel 2050 arriveremo a 10. Come regolare il mondo affinché 10 miliardi di persone abbiano un adeguato livello di benessere, viaggiano, mettono le foto su Instagram, stiano sui social, vengono a Venezia ai festival, ecco questo è il grande problema. E questo problema ce lo stiamo ponendo poco. Anzi, ci stiamo ponendo, secondo me, obiettivi irrealizzabili. Questo mondo di MasterChef è fondato su quattro colonne che sono acciaio, cemento, plastica, ammoniaca. Noi viviamo bene per, quattro, per queste quattro colonne. Queste quattro colonne, ahimè, ancora oggi esigono quasi il 90% di energia tratta da fonti fossili. Abbiamo detto che decarbonizziamo tutto da qua al 2035. Io penso che sia impossibile. Dunque qual è il problema? Che nel 2035 saremo scoraggiati, saremo frustrati e diremo sapete che c'è, non me ne importa niente. Vivo gli anni che c'è da vivere e basta. Ecco, noi dobbiamo evitare che questo accada. Per farlo, secondo me, bisogna porsi obiettivi realistici e trovare strumenti adeguati, efficienti, ehm, eh, misurati, insomma, metodologicamente, scientificamente, per risolvere il problema. Ecco, in questo sono ottimista, perché 8 miliardi di persone forse riusciranno a trovare la soluzione. Sono un po' scettico quando si dice che da qua al 2030 abbiamo risolto il problema, non l'abbiamo risolto, ed è giusto dirlo secondo me. Bene, grazie. Ehm, anzi, poco bene, diciamo. Ehm, allora, ehm, Michael, volevo chiederti qualcosa riguardo invece proprio i, i personaggi del, del, del tuo romanzo. A me sembra che tutti i personaggi amino la, la natura, amino gli alberi, più o meno tutti, diciamo, ma lo fanno in maniera molto diversa. Cioè... Uno dei personaggi principali, che poi è quel bambino da cui tutto è iniziato, che diventerà adulto, diventerà un, un grande imprenditore del legname, quindi una persona che abbatte tanti alberi. No? Però il fatto di abbattere gli alberi non vuol dire che non li ami, perché lui fin da ragazzino è legato a, a, a questi alberi. E, e tu prima parlavi del Canada e cioè a un certo punto si fa un paragone no, tra che anche il Canada dice nel libro fa così, no? in un certo senso ama quello, quello, che, quello che ha, la, la sua natura, però anche la sfrutta. E dall'altra parte c'è, beh, oltre a, ad Everett bisognerebbe parlare di tutti, ma c'è anche sua diciamo, figlia, tra, tra virgolette, che, ehm, che invece è un ecologista, eh, diciamo, come, come lo si era negli anni 70, un ecologista anche radicale che fa delle azioni. Eh, contro, contro tutto questo. Quindi sono in, in un certo senso opposti radicalmente, però sono anche vicini in questo amore per la, per la natura. Ecco, quindi come, come vedi il legame tra questi personaggi e anche forse il rapporto tra l'ecologismo che c'era negli anni 70 e quello che c'è oggi? Lo trovi simile o, o, o diverso in qualcosa? One of the things I love about a novel is that it can take a particular uh, uh, idea and look at it almost prismatically through a number of different uh, angles. And you know, I really wanted to investigate the human relationship with nature, um, and, and, and instead of just simply being like, you know, people who cut down trees are evil and bad; the people who preserve them are good. Um, uh, and we all need to be good. I mean, I think that it's a simplistic and absurd uh, version of our place within nature. Um, so I, I used four different generations. Each generation has a very different, but I would suggest very similar relationship with trees and forests. Whether it's for brute survival, uh, whether it's for to amass wealth. Um, uh, and drive forward civilization um, Or to appreciate or to make beautiful things. There's I it hasn't been mentioned yet. There's a carpenter in the book who makes instruments and and does uh, reclaimed wood installations in the homes of the wealthy and so it's this multifaceted view of nature um, And really, I mean, I've, I've I've talked a lot about this book now uh, It's been out for uh, a few years and i'm just beginning to understand it i think and it's really a book of systems it's a book of family systems interacting with natural systems and economic systems and showing trying to establish our humanity uh, within that within those systems um, Anche a te, Antonio, volevo, volevo fare una domanda che si, che si lega un po' a questo, perché anche nel, nel tuo romanzo ci sono approcci diversi alla, alla natura, al, agli alberi. Per esempio, c'è il padre del, del protagonista che a un certo punto eh, rimprovera diciamo, un, 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 un professore eh, dicendo che fa troppa poesia, dici, no? cioè che, che, che fa troppi discorsi senza in realtà eh, sporcarsi le mani, andare davvero nella, nella natura. E. Mh, e tu hai iniziato leggendo un brano in cui c'è un contatto fisico forte, ed è questo che da, che da, da, da emozioni, da, da sensazioni forti. Però poi c'è anche il tentativo di questo Antonio, protagonista del, del libro, di trovare, diciamo, delle, delle metafore ne, negli alberi. Ecco, ehm, quindi sono, sono due approcci molto diversi. Uno, uno comunque è un approccio intellettuale che cerca di capire che, che cosa. Che, che simbologia c'è intorno all'albero, e l'altro molto fisico, molto... Eh, ecco, tu credi che, che, che ci sia una priorità, diciamo, negli approcci con gli alberi, tra, tra queste due forme, o che si, si devono compenetrare in qualche modo? Ma guarda, eh, da che, mm -hmm. insomma, da tempi remotissimi, i poeti hanno cercato negli alberi dei simboli, dei simboli che ci, che ci, che ci raccontassero, no? La bellezza è che questi simboli spesso sono ambivalenti, cioè raccontano l'agire e le conseguenze dell'agire, quindi sono molto utili per creare una storia con un conflitto. Io credo che il conflitto sia tutto, lo scrittore esiste ancora oggi e può continuare ad esistere solo per un motivo, deve raccontare il conflitto, il conflitto che noi abbiamo con le cose. Non esistono momenti neutri, anche in questo momento io sono preda di conflitti. Ed è giusto che vengano raccontati, esposti. Faccio un esempio di albero con simboli conflittuali, il ciliegio. Il ciliegio dappertutto è il simbolo del desiderio. Perché, perché fiorisce all'improvviso? È una speciale fisiologia che segna eh, il ciliegio. Lo vedete nei campi, è una pianta spoglia, a fine marzo, una notte fa più caldo, aprite le finestre e quell'albero è fiorito, è pieno di fiori bianchissimi, meravigliosi. Vi gira la testa la mattina. Ecco esattamente come il ciliegio fiorisce in quel modo, il desiderio fiorisce improvvisamente in noi. Quindi è un simbolo su cui ricamare delle metafore. Bello il desiderio. Quante canzoni napoletane hanno a che fare con le ciliegie? Ciliegie dappertutto nelle canzoni napoletane. Gente addormentata con le ciliegie che cadono in grembo, amate bellissime, trasfigurate dai fiori di ciliegia, no? Meraviglioso. Però se guardate le storie sul ciliegio, sono storie particolari perché poi ci sono questi ragazzi francesi, albanesi, che strappano i rami del ciliegio, li, 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 li strappano per portarle alle amate, spesso si bruciano davanti la soglia dell'amate per propiziarne così l'amore, e quindi lo rovinano l'albero, lo spogliano, lo mortificano. È o non è una metafora dell'amore? Vogliamo abbracciare la persona che desideriamo e spesso la avvolgiamo in un abbraccio così vigoroso che la spegniamo. Ecco, l'amore per esempio è un tema che viene trattato quasi sempre in una dimensione il desiderio eccetera eccetera non viene mai trattato nell'altra dimensione quella del possesso è molto difficile staccare l'amore dal possesso è difficilissimo se non diremo se è mio sei tua e eh, se è mio sei tua significa che se non sei più mia so dolori eh? sono conflitti ecco i giapponesi per evitare tutto ciò hanno inventato un altro tipo di concetto che è l'impermanenza che per un meridionale come me è difficile da capire, ma nella sostanza l'impermanenza significa che quella pianta è bella perché muore, cioè quella fioritura è meravigliosa e tu te ne accorgi perché fra poco sfiorirà, morirà. Quindi se introduciamo il concetto di finitudine nelle cose, il nostro desiderio non è così prepotente ed arrogante. Ecco, io penso che sia un concetto interessantissimo e per un pessimista radicale come me è motore per... Per raccontare il mondo. Ecco. Un altro grande tema. Che anche questo vi, vi accomuna, in come, in come leggete poi gli alberi, come interpretate gli alberi, è quello del, del tempo. Perché eh, voglio leggere le, le, le due righe che metti, Michael, all'inizio in, in esergo al tuo libro: che dicono: gli alberi deformano il tempo, o piuttosto creano una moltiplicità di tempi. Qui è denso e repentino, là invece è placido e sinuoso. Ecco, mi sembra che uno, uno dei, dei temi importanti è proprio che gli alberi hanno una logica del tempo totalmente diversa dalla nostra, cioè attraversano i secoli, no? E, ecco, e quindi questo crea anche diciamo, uno stupore nell'uomo nel, di fronte a questi grandi alberi. Quindi ti volevo chiedere questo e poi anche un'altra domanda, come, come tu hai lavorato nel tuo romanzo nel tempo? For, first i should say sitting in this beautiful former church looking at these columns that travel up the walls and seeing the decoration atop of them and seeing those arches bend um, it becomes immediately apparent to me that trees have always been. Part of our visual language, our spiritual language. I think Antonio made a very good point about the idea that trees draw our eyes upward, um, and you know, even in cultures in northern northern Canada, in the Arctic, Inuit cultures have myths about trees. People who've never even come in much contact with them, uh, practically. So, um, and that sensation of time. I think. Trees give this uh, scale to our lives in the way that they live. I mean, there are trees on my property on the island that have been alive for thousands of years. Um, and, you know, that scale and that way that they dwarf us and shrink our lives down to uh, an, an instant, I think, is very important for us spiritually. It's very important for us intellectually. Um, and so, the novel itself is greenwood is structured like the rings of a tree it begins in the future travels back through time to the very beginning of the tree and then comes back through the rings back out into the future and i came up with this structure when i was cutting down a tree uh, on my property uh, my son i have two young sons and they were there and it was a big event, and I'm not very good at uh, with chainsaws, so it was, a, it was a little scary. I told them to stand back, uh, and the tree fell down. and I remember looking at the stump uh, that was revealed and seeing those rings and counting them and realizing that the tree was older than my father, uh, the tree was older than my grandfather, um, and the tree was essentially telling its own story with its structure um, and so that became an integral part of how I wrote this book as a kind of uh, uh, narrative uh, founded and recorded in the wood of the novel. This theme of time, Tony, is also in your book and it seems to me that if you read Eh, anche col fatto che invece il protagonista Antonio dica sempre che è uno smemorato. No? Cioè, i, Gli alberi appunto per questa idea del, 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 del tempo hanno una memoria mol, molto lunga e che si contrappone proprio a quella della, del di quello che dice continuamente perché poi vabbè, il, il, il romanzo è anche pieno di grande, grande ironia e autoironia però insomma mi sembra che questo tema della memoria in relazione agli alberi sia, sia fondamentale. Sì, perché gli alberi hanno veramente una grande memoria. E pensate che attraverso gli anelli, gli alberi insomma, emettono, formano legno in primavera e poi quindi, fanno questi anelli. Attraverso lo studio degli anelli si può risalire molti anni addietro e si scoprono delle cose interessanti. No? Eh, per esempio, si scoprono che molti diboscamenti sono avvenuti in correlazione con una ripresa delle attività umane. Se andate a vedere durante la peste c'erano tante foreste, la peste del 347 c'erano tantissime foreste, appena dopo si riprende le foreste pian piano cominciano a scemare. Eh, se vedete alcune brochure illustrative parlano sempre di caratteristica macchia mediterranea in Calabria c'è la caratteristica macchia mediterranea, non è caratteristica manco per niente, ma per niente, là c'erano degli ontani meravigliosi, sono stati tutti diboscati, quindi quello che vedete è quello che è rimasto dopo un diboscamento, la pianura padana, non è stata sempre pianura, anche lì era ricca di alberi, quindi molte delle cose che ci siamo trovati derivano dall'attività umana. La cosa particolare però è che la foresta è una risorsa sostenibile, nel senso che si può tagliare ma ripiantare. Anzi, è giusto ripiantarla. C'è una disciplina che si chiama Scienze Forestali dove si studia come gestire una foresta. È chiaro che dopo una certa età la foresta riesce ad assorbire meno anidra carbonica e riesce a buttare fuori meno ossigeno, quindi andrebbe... Eh, tagliata e ripiantata, e sbiantata, insomma, bisog bisogna lavorarci sulle cose. Il concetto di natura, così come lo intendiamo noi, insomma, un concetto alla Molino Bianco, è un concetto pericolosissimo perché non è proprio, cioè, non ci accoglie quel concetto. Quello che noi vediamo è un mondo artificiale, bisogna capire in questo artificio noi come gestiamo le cose, dobbiamo gestirle al meglio, naturalmente. E eh, Ho l'impressione che la memoria. Del mondo, di come le cose sono svolte, pian piano si stia perdendo, perché noi siamo ancorati molto al presente per un motivo molto semplice. Il mondo è tanto complesso, e noi non lo capiamo più. Beh, nah, che, ma che noi che capiamo del mondo ad oggi? Cioè se facciamo un'interrogazione e chiediamo quanti miliardi sono al mondo, non tutti lo sanno. Qual è l'età media dei canadesi? Qual è? Sapete? 40 anni. L'età media degli africani quant'è? 24 anni. No, queste cose sono fondamentali perché sono piccole regole di base per capire come è fatto il mondo. Il mondo oggi ha una formula particolare che è meno di un miliardo di americani, America del Sud e del Nord, meno di un miliardo di occidentali, un miliardo e mezzo di africani, 4 miliardi e mezzo di asiatici. Noi non abbiamo questa contezza perché non abbiamo memoria di quello che è successo. E quindi giudichiamo il mondo secondo dei parametri ottocenteschi. Come possiamo modificarlo in meglio, il mondo? Che cos'è l'Occidente oggi? Che cos'è? Dove sta l'Occidente? L'Occidente è meno di un miliardo di persone. Tutte 45 anni di età media. 45 anni! Che dobbiamo fare a 45 anni? Cioè, possiamo mai capire l'innovazione? No. L'Africa ha 24 anni di età media. Allora sì che là ci sarà innovazione gli asiatici hanno 24, 22 anni di età media la sì che c'è innovazione quindi secondo me la memoria della complessità è una cosa che dobbiamo pian piano riuscire a, a, a diffondere per poi insieme cercare un modo per risolvere il problema però sarà un modo conflittuale non sarà credo un modo pacifico penso che ci dobbiamo lavorare su noi stessi per capire come fare a lavorare con gli altri ecco. io credo che Appunto, sia fondamentale conoscere per riuscire a, a cambiare le cose. E, e su questo mi collego a, eh, ai personaggi di, del libro di, di Michael di, sui Greenwood perché ci sono questi due eh, fratelli, diciamo, Harris e Everett, che eh, rappresentano anche loro due, eh, due poli diversi, anche se molto uniti. Insomma, in una fase uniti, in una fase distante, eccetera. Ma due, due poli opposti: cioè uno è la persona che, che studia e che fa carriera e crea un impero, e l'altro è, è la persona che sta ai margini e che non ha nessun tipo di, di cultura, non sa so neppure leggere, leggere scrivere. e scrivere. E mi sembra che sia questa opposizione proprio tra la, la cultura e il contatto col, con la natura. Tu li vivi come, come due aspetti opposti oppure che possono. compenetrarsi l'uno con l'altro. Absolutely. I mean, I, I should say, I'm often asked about this brother relationship, two characters named Harris um, and Everett. And it would be disingenuous to suggest that they're not rooted in my own life. I have an older brother who is... Uh, a banking executive uh, in Toronto, and if you knew me and the direction of my life uh, that my life took, it, you would realize that the, that our lives couldn't have gone any uh, uh, different. Um, and so, I, I really drew upon that relationship and 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 this sort of reunification that the brothers have later on in their lives. Um, uh, so. You know, and with respect to literature, this is a book that is obviously made of paper, uh, other than its ebook version, of course. And it's a book about recording uh, ideas. It's about um, um, libraries. There, I think there are a number of libraries that are featured in the book, one for, uh, one that a woman keeps on her rural property for homeless vagrants to come and borrow books. Um, uh, there's an illiterate character. Um, so I, I, I think I've, Looking back, I think I really wanted to acknowledge this deep-rooted um, uh, link between uh, paper and wood and culture itself, and the preservation of ideas and the preservation of knowledge, um, because you know it, it, it's something that is so essential to our survival that we forget uh, that it even exists. Um, and I'm often asked. Why I wrote a work of climate fiction. Do I think that a, an ardent Trump hat wearing climate change denier somewhere in the United States is going to pick up a literary novel, read it, and completely change their mind? No, I don't. I'm, I'm not insane. Um, but I think that literature can re remind us of what is important, of these deep connections. Between ourselves and the things we take for granted, and can affect change in that way. E poi, tra l'altro, è un libro: il, la, la ricerca di un libro è uno dei motori principali della, della storia, no? Quindi, è proprio la, la parola, la, sembra che la verità stia dentro un libro, poi, alla fine. Ecco, eh? ehm, invece, eh, sempre su questo, questo rapporto eh, tra natura e cultura. Eh, tu riesci a partire da un, un albero a fare un discorso, diciamo, filosofico? Ecco, c'è un, un, un albero a cui sei più legato? Ecco, per esempio, per me, adesso tu, tu, tu racconta l'albero che preferisci, però come si può arrivare, parlando di un albero, a parlare di democrazia, per esempio? Ecco, questa è le, una, una delle domande che, che ti pongo. Certo, eh, l'ulivo, per esempio, è stato considerato l'albero della democrazia perché erano alberi cari ad Atene, ad Atene dell'età di Peri che si è svolto un elementare tentativo di democrazia, insomma, le donne non ci stavano, non votavano, però, insomma, erano maschi bianchi intellettuali che votavano, però, insomma, un tentativo di democrazia c'è stato, ancora oggi ne parliamo, insomma. E, e la cosa interessante dell'ulivo è che le, i nodi che vedete sulla, sul tronco, quelle creste, rispondono al movimento delle radici sotterranee. La radice si muove per cercare acqua e contemporaneamente si forma un nodo, una cresta sul tronco. Quindi c'è un perfetto rapporto tra ricerca interna e manifestazione esterna di quella ricerca, che è contorta, no? non, è, non, è fa, non è liscia piena di bitorzzole, di, di, di curve. Quindi è interessante capire come la democrazia oggi sia una, un sistema politico eh, ideale, però molto complicato da praticare. E il motivo è questo: non siamo abbastanza razionali per fare delle buone scelte delle deliberazioni con coscienza. No, no, sinceramente non ce la possiamo fare. Cioè non ci perché non possiamo capire esattamente come funziona il mondo, è troppo complesso e noi siamo persone semplici. Noi processiamo 300 byte al secondo, non sono niente. Eh, gli apici radicali di una quercia sono più numerosi dei, nostri, della, dei collegamenti dei nostri neuroni. Quindi capite che davanti a un mondo complesso, 8 miliardi di persone, di cui ignoriamo il funzionamento cioè non sappiamo quasi niente del mondo, come possiamo noi avere una coscienza chiara di tutto quello che accade? Quindi il nostro apparato decisionale subisce spesso, quando si tratta di, di decidere, dei collassi, e produce delle fallace, cioè ci sbagliamo quasi sempre. Capite bene che questo diventa un problema, perché se dobbiamo scegliere, se come diceva Platone, siamo liberi, dobbiamo, dobbiamo essere felici, per essere felici dobbiamo fare buone scelte, e la democrazia è questo, fare delle buone scelte per la felicità di tutti, capite bene che siamo nei guai. <ride> Quindi credo che sia importante farsi aiutare. Noi da soli non ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Bene, allora... Io... Vi faccio davvero l'ultima domanda perché il nostro tempo si è, si è esaurito purtroppo. Mi piacerebbe stare qui a chiacchierare, ma il tempo è, è, è tiranno, che non è il tempo degli alberi, diciamo, è il tempo degli uomini. Eh, questa volta comincio, eh, la faccio prima a te, Antonio. Perché Michael prima diceva: Non penso che questo libro farà cambiare idea no? a, 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 a molte persone. Allora ti chiedo la, la domanda più difficile, ma magari insomma un una sintesi, una battuta su questo, qual è il ruolo della letteratura di fronte a tutto questo, ai problemi climatici? Siamo un po' scoraggiati, poi se ci pensate i libri hanno fatto cambiare un sacco di idee, pensate alla Bibbia, a pensate al <ride> Vangelo, pensate al capitale di Maro, a Bisogna capire se questi libri sono di nuovo strumenti efficaci per misurare il mondo. Secondo me l'intellettuale oggi da solo non... Ripeto, non ce la può fare, ha bisogno di un'intelligenza, fornir... ha bisogno di stare a servizio. L'intellettuale è intellettuale se è a servizio di altre persone, cioè se riesce a connettere un mondo più complesso e a tirare fuori una idea chiara, che aiuti le altre persone a far chiarezza. Questo è per quanto riguarda l'intellettuale. Secondo me la narrativa le storie più. Sono belle se sfuggono alla statistica, <ride> cioè se non sono statisticamente insomma, definibili. Una storia è bella se è particolare, se ha un'unicità. Per far questo, forse la forma che usiamo per raccontare le storie è usurata. Dobbiamo cercare di cambiare anche la forma per far uscire nuove tipologie di storia, nuovi sentimenti, nuove emozioni oggi ci dice inclusivo ecco, per, per avere un'inclusione dobbiamo cambiare anche la forma tradizionale con la quale raccontiamo il mondo Ecco Michael per, per concludere l'ultima domanda il, eh, il tuo romanzo inizia come dicevamo prima in un tempo futuro anche se, se vicino in cui la natura è diventata un lusso per i ricchi che addirittura la, 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 diciamo, la considerano sacra in qualche modo ma Sacra nel senso più superficiale del, del, del termine. Eh, la chiamano la, la cattedrale, questo luogo dove ci sono gli alberi ancora, ancora vivi e, e forse vegeti. E, ecco, tu pensi che sia questa la direzione? Che cioè, la, la natura di, possa diventare davvero un lusso? rispetto a quello che era una volta cioè che quando i, i, forse un tempo diciamo, i più poveri avevano un contatto più diretto con la natura mentre nel, nel, nel tuo futuro sono i più ricchi gli unici che possono pro, mh, avere questo um, I, People call me pessimistic I'm not, I don't think I'm quite as pessimistic as Antonio but I certainly respect his position uh, 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 and you know, I think that There is hope to be found in this novel. And um, in, in, in one of those themes is this idea of interconnectivity. Uh, there's a scientist who uh, studies trees at the University of British Columbia in Vancouver who was a, one of the pioneers in discovering the fact that trees, in fact, communicate with one another. And not only do they communicate, they share resources. And they, in, in fact, help each other when there's a pest invasion uh, or a drought, they will let other trees within the forest community know that there is a threat. When they die, they take their nutrients and their chemical weapons and they donate them to the soil for other trees to uh, absorb. Um, and I, I don't think I could think of a more hopeful uh, metaphor for what we need to do as human beings. In order uh, to survive and to become a forest more than a series of individual trees. And so, this is a, a novel about a family tree, but it's also uh, attempting to question this idea of a family as a single tree. Um, and it's an argument, maybe, for forming community um, and uh, relying on one another uh, for survival. Bene, io direi che questo potrebbe essere il messaggio migliore per chiudere questo incontro. Ringrazio Michael Christie, ringrazio Antonio Pascale e tutti voi.